banche non ancora sanzionate? Non ne abbiamo parlato, ma non, altre sanzioni non sono escluse, non ne abbiamo parlato. Lei crede che ci sia ancora spazio per una soluzione diplomatica con Putin? Per esempio Macron sta tenendo attiva questa linea del presidente russo. Guardi, finora non ha dato nessun frutto. Finora la determinazione russa è chiarissima, andare avanti e procedere finché il paese non si sia arreso, probabilmente instaurare un governo amico e sconfiggere la resistenza. Questo è quello che i fatti dimostrano. Presidente, noi abbiamo un paese, diciamo, lei ha ereditato un paese che è fragile sotto due versanti, uno quello energetico e l'altro quello del debito. L'altro quello del debito, ecco. Sì. Come vede per i prossimi? Perché diciamo, siamo in un tight spot, diciamo, in questo momento. Io ho sempre detto che dal debito si esce con la maggiore crescita, quindi noi dobbiamo cercare di mantenere l'economia nello stato, nell'ottimo stato con cui ha finito lo scorso anno, anche se questi eventi chiaramente influenzeranno la crescita economica di quest'anno. Ma questa è la prima cosa da fare. Compensazioni si va verso un fondo? No, non c'è nessuno schema specifico, se ne discuterà nel Consiglio europeo di domani, dopodomani. L'Italia aspetta prima l'Europa, prima di intervenire come governo italiano, aspettate prima che ci sia una comunicazione della Commissione riguardo l'energia oppure comunque interverrete nel tempo? Noi siamo già intervenuti con una serie, qui c'è il ministro Cingolani, dove sta? Ha già fatto tantissimo, continueremo a intervenire per quello che è di nostra competenza. Ma possiamo fare a meno del gas russo? Sì. Possiamo fare a meno del gas russo, secondo me? Stiamo procedendo molto bene, molto rapidamente sul fronte della diversificazione. Lei prima, nello statement con la von der Leyen, ha detto qualcosa sugli oligarchi, cioè il fatto che noi, il nostro ministero, si è già mosso, sì, dicendo spero che gli altri lo fanno, perché gli altri non si stanno muovendo con la stessa velocità. Non ho detto questo, però insomma, indubbiamente uno vede che ci sono paesi che si muovono rapidamente con risultati sostanziali, Francia, Germania, Italia, e altri paesi che lo fanno meno. Ieri ha parlato con il presidente Zelensky anche dell'adesione dell'Ucraina all'UE. Della? Adesione all'UE. Sì. Lui chiede sostegno a un'adesione all'Unione Europea. Come ho detto, noi sosteniamo l'appartenenza dell'Ucraina alla famiglia europea, siamo molto aperti su questo. Il processo però è lungo. L'entrata nell'Unione Europea è sempre preceduta da una ristrutturazione, da profonde riforme strutturali. Però in ogni caso noi li sosteniamo, ecco, non c'è nessuna prevenzione, nessuna obiezione di principio. Vede il rischio di una guerra più ampia, alcuni temono una guerra mondiale. Beh, ora non si vede. Presidente, sulle questioni invece di governo, sulle questioni italiane, le polemiche sul catasto, cioè dobbiamo attenderci nuovi aumenti, nuove tasse sulla casa? Nessuno pagherà più tasse. Grazie, buongiorno. Grazie, Presidente.